A lion that escaped from a circus near Rome, sparking panic in the seaside town of Ladispoli, was captured late on November 11 after several hours on the run. The lion, named Kimba, escaped from the Ronnie Rollers circus and was caught and sedated after an around 7-hour hunt by local authorities in the afternoon. Ladispoli Mayor Alessandro Brando warned local residents to stay at home while police and circus staff attempted to catch the adult lion, with footage showing the animal roaming. Around the town streets, search activities were hampered by darkness and involved a police helicopter, which located the animal in a rural area with the help of infrared sensors. What happened is very strange. The lion got out, and there is an ongoing investigation because the dynamics are not clear. All we can say is that a lion does not have the ability to open a latch and break a lock, animal supervisor and trainer at Ronnie Roller Circus, Ronnie Vassallo, said. C'è un'indagine in corso perché non è molto chiara. Possiamo solo dire che un leone non ha la capacità di aprire un chiavistello e rompere un lucchetto. Bene, grazie. Allora, dicevo che facciamo l'inquadratura e 12 in cui non penso nemmeno che parlerò io, facciamo. È stato famoso, senti la gente. Il leone sta benissimo, è quello lì che dorme con i fratelli. E ieri ha ricevuto anche la pappa, perché logicamente stando fuori, non sapendo se magari aveva mangiato qualcosa, anche un'erba che gli poteva far male, l'abbiamo tenuto 24 ore a digiuno, però sta benissimo. L'abbiamo sempre tenuto sotto controllo e tenuto calmo parlandogli. Io personalmente ero vicino al leone con i veterinari nel momento che è stato deciso di fare questo dardo anestetico, e quindi hanno anche ostacolato queste operazioni, perché nel momento che magari vedevano il leone cominciavano a gridare, a inveire, e il leone si innervosiva. Mi dispiace perché sta in carcere, dovrebbe stare nel suo ambiente, la savana, e per cui sono contro a queste forzature qua. L'unico che posso dire è che la notizia è arrivata fino in Sud America, fino al Venezuela ci hanno chiamato per vedere che succedeva con il leone, infatti siamo venuti a vedere come stava l'animale. Però che te posso dire, non so, cioè, è meglio non opinare se non sai quello che devi dire, capito? Però mi dispiace per lui, per loro, gli animali devono essere liberi, capito?